Sì, decisamente sì. Un nuovo regolamento sulle sperimentazioni cliniche che è già esecutivo, quindi garantisce un maggiore coinvolgimento dei pazienti sin dalla fase della progettazione del farmaco, quindi un intervento sul protocollo di studio, nonché una partecipazione anche a quelli che sono gli scientific advice, ovvero diciamo queste consulenze scientifiche, fino diciamo alla fase valutativa e post-registrativa. Il paziente è sempre più al centro del processo. Un processo che vede quindi da una parte i comitati etici, le autorità regolatorie, l'AIFA per l'Italia, e i promotori, quindi le aziende farmaceutiche, i centri sperimentali con gli investigatori, ed il paziente sempre più al centro di questo processo, in grado e deciso ad interagire quindi con le parti del processo stesso. Sì, un'esperienza unica e straordinaria, quindi per la prima volta ho avuto occasione di confrontarmi con una platea di pazienti, ma sono pazienti esperti con i quali è stato possibile interloquire anche a conclusione del corso, un corso di grande valore per contenuti scientifici e anche pratici. E lunedì nella mia scrivania dell'Agenzia del Farmaco avrò modo di riconsiderare la figura del paziente non come un concetto astratto, ma come la figura appunto di una persona che ha le sue esigenze, con le sue patologie e le sue proposte. Non è una figura così oscura, ma una figura da considerare nella valutazione del processo.